Mr. Helmet, con Paolo Baratelli, responsabile delle marche di Nolan Group. Grex è uno dei marchi, diciamo, dell'azienda, l'entry level, non l'entry entry che è un altro, ma l'entry level. E il G9 e G6 sono due prodotti, uno apribile e un integrale, uno è bianco, l'altro c'ha una grafica moltissimo questa, e che ti prego di darmi riferimenti, perché io devo fare. Abbiamo seguito le tue istruzioni, cioè la volevi nera con i fiori grigi e rossi. Mi sembra che sia uscita alla perfezione secondo le tue necessità, no? Questa è come la sì. Quando mangio il cinghiale mi sembra che anche la tuta che hai sia con gli stessi disegni, no? Sì, più grossi i fiori nel mio caso, però così sul casco, quindi abbiamo perché li avete fatti piccoli invece. Allora, G9 è l'apribile, sì. C'è da dire che veramente costa poco. E questo si parte da, anzi non parte, ma è a 182 euro come prezzo al pubblico. È un casco nuovo, apribile. Le sue caratteristiche sono, vabbè, innanzitutto ad avere una doppia omologazione PJ, come d'altronde abbiamo anche su, che è jet integrale, esatto, come d'altronde abbiamo anche su tutti i caschi apribili di Nolan, quindi 104 e 91 hanno la doppia omologazione. Mi dici che li fate a fare i Grex? Perché uno dovrebbe comprare un Grex piuttosto che, no, cioè voglio dire, la reason why, quella che si chiama, a livello di mercato, oltre al prezzo, all'entry level, cioè cosa c'è, cosa viene mantenuto delle altre gamme e cosa invece magari rende giusto acquistare qual è l'acquirente? Beh, l'acquirente è sicuramente chi vuole comprare innanzitutto un prodotto italiano, con la qualità comunque di un'azienda come la nostra, quindi di un marchio che è italiano, Grex, che fa parte di un gruppo che è Nolan Group, che ha anche altri marchi, quindi in grado di offrire un'affidabilità ad un prezzo sicuramente competitivo. Quindi è secondo noi un valore aggiunto, nel senso riuscire a essere competitivi con un casco che è interamente prodotto in Italia, a Bergamo, e che ha comunque delle caratteristiche che sono comparabili a prodotti con posizionamenti di prezzi sicuramente superiori. Le caratteristiche sono quelle, perché lo vedo, le chiusure, i meccanismi, sono quelli della gamma maggiore, e quindi alla fine magari qualche volta uno dovrebbe fare un approccio, cioè dovrebbe provarlo un prodotto così, nel senso che dice, magari uno si fa troppo influenzare dal brand, quando magari se sai che l'azienda è la stessa, voglio dire, vuoi un casco ospite, un casco così, oppure piuttosto vuoi, diciamo così, una volta tanto spendere qualcosina in meno, puoi fare un tentativo e provare, insomma, secondo me gli interni, cioè vedo tutti gli elementi che riconosco ai caschi della famiglia, insomma. Sì, no, assolutamente, diciamo che le uniche differenze che abbiamo su questo prodotto, al di là di quello che può essere l'interno, che è realizzato con materiali diversi rispetto a quello che era il predecessore, che era l'RF2, è sicuramente aver proposto un casco molto più sportivo nelle linee, quindi sicuramente più giovane. Dal punto di vista delle altre caratteristiche è un casco assolutamente Nolan Group, nel senso che noi abbiamo degli standard qualitativi al nostro interno che sono decisamente molto elevati e che sono trasversali, nel senso non abbiamo degli standard più alti per Nolan rispetto agli standard che abbiamo per Grex. Sono dei posizionamenti di prezzi sicuramente differenti, che significa magari la finitura di dettaglio fatta in un modo diverso, però di fatto il prodotto di per sé è comunque un prodotto creato, costruito nelle logiche assolutamente del gruppo. Senti, ti eri un po' intristito, ti eri un po' diventato serio, ma noi ritroviamo la gioia con il G6, che adesso sembra, non è vero, è che siccome abbiamo scherzato prima su questi fiori, adesso sembra che io li sto prendendo in giro, ma in realtà non ci sto prendendo in giro, perché è un, come dicevi tu prima, questa è una grafica che ti piace molto, anche perché diciamo che è stata una tua richiesta l'anno scorso quando ci siamo trovati qui a Lake, ma hai detto: io voglio un casco così perché devo fare una tuta così per girare in giro per Roma.
Siamo qua con il casco speciale, con questa grafica che ti omaggeremo, così che tu possa... No, noi scherziamo, però per le donne è importante mantenere delle linee grafiche in cui si possano riconoscere. Adesso, a parte tutto, cioè esiste un mercato femminile che si sviluppa, che cresce, eccetera, e quindi noi abbiamo adesso... Poi in realtà noi anche televisivamente scegliamo i caschi che possono rendere più o meno bene anche al, come impatto, e abbiamo scelto questo con i fiori. Però adesso, scherzandoci sopra, il G6 è un integrale entry level, davvero entry level, che costa veramente poco e che finalmente permette anche ad una ragazza che magari va in scooter, fa un po' di urbano, non vuole usare il jet, vuole sentirsi più sicura con un casco omologato come integrale, di fare... di andare in moto, insomma, è questo il cliente, no? Assolutamente, assolutamente, anche in questo caso stiamo parlando di un casco che è disponibile a partire al pubblico dai 94 euro nella versione monocolore, quindi un casco sicuramente competitivo, disponibile in varie colorazioni. Anche senza fiori? Anche senza fiori. Diciamo che è un casco integrale a cui non manca assolutamente nulla. Giusto per fare due esempi semplicissimi, gli interni sono movibili, lo sgancio è micrometrico, la visiera è pronta per essere predisposta con il viserino antiappannante Pinlock, quindi di fatto è un casco assolutamente con tutte le caratteristiche che la concorrenza ha in questa fascia di prezzo. Senti, questo costa? Questa grafica costa 129 euro. Ok, ti vedevo sicurissimo sul prezzo, quindi voglio dire... Ma tra l'altro non me li ricordavo i prezzi, per questo sono qua che sbircio, anzi mi sa che è anche cannato riga. Meno male che li hai fatti tu, perché se dovresti essere responsabile marketing. Diciamo che in linea di massima è dai 129 euro in su. Bravo, sei bravo. Vabbè, noi abbiamo finito... Cioè... Abbiamo finito noi con i caschi nuovi, ne avete fatti pochi quest'anno. Sì, e... ce ne sarebbe ancora uno che è un casco in realtà per bambini, adolescenti, quindi dai 18 ai 14 anni, è un casco jet. Ne avevamo già in gamma uno l'anno scorso, è stato un po' rivisto con degli interni giallo fluorescenti. Sai che arrivano le email per i bambini che vanno in moto col papà a scuola, in scooter, che non si trovano a Gassia, fanno delle cose aberranti, tipo mettere dei caschi da grandi con dei canovacci. Sai, è vero che lo fa? È sbagliatissimo, perché in caso di impatto comunque il canovaccio non serve a niente. Ci sono aziende che producono caschi per bambini, e la sicurezza di portare il proprio figlio in moto, anche se per un breve tragitto, bisogna assolutamente acquistare un casco per bambini, perché la conformazione cranica dei bambini è diversa rispetto a quella degli adulti. Quindi se siete se non siete dei Sikh o dei musulmani, cioè non mettete il canovaccio e usate tipo il turbante e usate dei caschi per bambini. Questi sono i consigli per cui mi piace essere ricordato quando faccio questo lavoro. Grazie.